Questo è un esercizio sulla dinamica a due corpi. Sono due mattoni, uno appoggiato sull'altro, da 2 e 4 kg. Coefficiente attrito statico fra i due mattoni 0,30, dinamico 0,20. Tre domande. La prima, la massima forza applicata dall'esterno, tale che il mattone sopra non scivoli rispetto al mattone sotto. Se infatti la forza applicata è troppo grande, il mattone sopra scivola e resta indietro rispetto al mattone sotto. Come sempre in questi casi, quando si hanno due corpi, due oggetti, bisogna scrivere il sistema delle due equazioni di Newton, una per il primo oggetto e l'altra per il secondo oggetto. Sul secondo oggetto agiscono due forze, sul primo oggetto una forza sola. Questa forza è la forza d'attrito statico. Statico perché siamo nell'ipotesi in cui il mattone sopra non scivola su quello sotto. Questa forza d'attrito statico è esercitata dal mattone sotto su quello sopra. Quello sopra reagisce per il terzo principio di Newton con una forza uguale contraria, quindi forza d'attrito statico, che troviamo applicata al mattone sotto. Si tratta quindi di forze di azione e reazione che si scambiano i due mattoni. La forza d'attrito interna è una forza interna al sistema. La forza esterna è questa qui applicata. In realtà ci sono anche altre forze esterne, c'è la forza vincolare che sostiene i due mattoni, come c'è la forza che il mattone sotto esercita verso l'alto su quello sopra per non farsi sfondare e a sua volta riceve dal mattone sopra una forza verso il basso. Queste forze interne si annullano, pur essendo applicate a oggetti diversi, si annullano nel senso che non sono visibili guardando il sistema dall'esterno come fosse un sistema unico. Inoltre ho disegnato tutte le forze applicate nel centro di massa dei mattoni, immaginando i mattoni come punti materiali. Le accelerazioni che subiscono i due mattoni sono uguali perché per ipotesi abbiamo detto che il mattone sopra non scivola rispetto a quello sotto. Quindi A1 uguale a 2 uguale a. La forza totale sul mattone 1 è la forza d'attrito e la forza totale sul mattone 2 è la forza massima meno la forza d'attrito. Questa forza d'attrito inoltre è la forza d'attrito statico massima, perché noi dobbiamo calcolare la forza esterna nell'ipotesi in cui appena noi aumentiamo questa forza esterna il mattone sopra scivola. Questo vuol dire che noi richiediamo all'attrito di dare il massimo che può dare, l'attrito statico massimo. La nostra incognita è la forza applicata dall'esterno, ma non conosciamo neanche l'accelerazione comune del sistema dei due mattoni, che possiamo ricavare dalla prima equazione. Con la formula inversa dobbiamo calcolare la forza d'attrito statico massima, con la formula coefficiente attrito statico per la forza normale o forza perpendicolare, che è lo stesso, che in questo caso è il peso del mattone superiore, in quanto questo peso è la forza che schiaccia il mattone superiore contro il mattone inferiore e vale 19,6 N, quindi la forza d'attrito statico massima è 0,30, coefficiente attrito statico per questa forza peso, 5,88 N diviso 2 kg, troviamo l'accelerazione comune del sistema. E la approssimiamo con due cifre significative soltanto perché i dati hanno soltanto due cifre significative. Sostituiamo questo valore di accelerazione nella seconda equazione e troviamo quindi la forza massima con cui possiamo tirare il sistema, cioè il mattone sotto, senza che quello sopra scivoli. Il risultato è 17,64 N approssimato a 18 N. Qui ho svolto gli stessi identici calcoli, soltanto che non ho sostituito subito i numeri, ma ho lasciato il calcolo letterale sostituendo i numeri soltanto alla fine nella formula finale che è questa. La seconda domanda chiede di calcolare le accelerazioni ai due mattoni, stavolta diverse, nel caso in cui venga tirato il sistema con una forza che è doppia della forza massima che abbiamo appena trovato, quindi è 35,28 N. Con questa forza che eccede il valore massimo trovato, il mattone sopra scivola, rimane indietro rispetto al mattone sotto, pur continuando a spostarsi verso destra rispetto a un osservatore esterno. Il mattone sopra accelera con un'accelerazione verso destra che è minore dell'accelerazione verso destra del mattone sotto. Quindi entrambi i mattoni si spostano a destra, ma il mattone sopra rimane indietro rispetto al mattone sotto. Siccome c'è movimento relativo tra i due mattoni, la forza d'attrito non è più statica, ma diventa l'attrito dinamico, che calcoliamo con una formula identica all'attrito statico, sostituendo però il coefficiente d'attrito 0,30 con 0,20 e troviamo quindi un valore minore di prima, 3,92 N, prima era 5,88 N. Questo è l'attrito dinamico. Scriviamo di nuovo le due equazioni di Newton del moto,
Sono identiche a quelle di prima, con la differenza che le due accelerazioni sono diverse, non sono più A e A, ma A1 e A2, e sono anche le nostre incognite. L'altra differenza è che la forza d'attrito statico, massima, adesso è sostituita dall'attrito dinamico. Possiamo calcolare direttamente le due incognite, cioè le due accelerazioni, facendo le formule inverse. E troviamo subito 1,96 metri al secondo quadrato per A1, approssimiamo con 2 metri al secondo quadrato, quindi un'accelerazione minore di quella di prima. L'altra accelerazione invece è maggiore, 7,84 metri al secondo quadrato, circa 7,8 metri al secondo quadrato. Quindi si conferma che il mattone sotto accelera di più del mattone sopra. La terza domanda è quello che succede con una forza applicata dall'esterno che sia la metà della forza massima di prima e che era 17,64 newton, e quindi adesso la forza con cui tiriamo è la metà, 8,82 newton. Siccome è minore della forza massima di prima, allora i due mattoni rimangono attaccati, il mattone sopra non scivola, le due accelerazioni tornano ad essere uguali, però stavolta la forza d'attrito sarà di nuovo attrito statico, ma non sarà il valore massimo, non sarà il valore forza attrito statico massima, in quanto all'attrito non è richiesto di dare il massimo, potrà mettere soltanto quella quantità di newton strettamente necessaria per non far scorrere il mattone sopra rispetto a quello sotto. Le due incognite in questo caso sono proprio la forza d'attrito statico in questo esempio, in questa situazione, e l'accelerazione comune dei due mattoni. Come sempre scriviamo le due equazioni di Newton, riconosciamo le incognite, e stavolta, a differenza di prima, si tratta di due equazioni accoppiate, nel senso che non possiamo risolvere nessuna delle due equazioni da sola, in quanto ciascuna delle due equazioni contiene entrambe le incognite. Possiamo procedere quindi per sostituzione, sostituendo M1A al posto della forza attrito statica, oppure sommiamo membro a membro le due equazioni facendo scomparire la forza d'attrito statico e trovando l'equazione del sistema intero come se fosse visto dall'esterno come un unico blocco, quindi senza guardare all'interno la suddivisione in due mattoni, perciò scompare la forza d'attrito statico perché è una forza interna al sistema che si vede soltanto se noi dividiamo il sistema in due parti, cioè in due pezzi, in due mattoni. Guardando invece il sistema come un unico blocco, vediamo soltanto la forza esterna, F. Dopo aver fatto questa riduzione o questa sostituzione, abbiamo trovato un'equazione che ha un'incognita sola, cioè l'accelerazione, che ricaviamo con la formula inversa, ed è 1,47 metri al secondo quadrato, circa 1,5 metri al secondo quadrato. Andiamo a sostituire questa accelerazione nella prima formula, per trovare l'altra incognita che è la forza d'attrito statico, e troviamo che è 2,9 newton, giustamente è minore della forza d'attrito statico massima che era di 5,88 newton.